Retto, 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 vediamo se sono tutti perfetti. Angolo ottuso. Altro angolo ottuso diverso. Angolo acuto. Bene, tutti gli angoli acuti. Qualcuno, fateli acuto da un'altra parte, che se no li fate tutti uguali. Benissimo. Adesso un angolo piatto. Benissimo. Come rappresentereste l'angolo giro? Il giro completo. Bene, dovete fare un movimento completo di 360 gradi. Fate di nuovo l'angolo piatto. Bene, siete tutti così. Adesso, secondo voi, l'angolo piatto è quello sopra o quello sotto? Tutti e due, benissimo. Allora abbassate un pochino il braccio destro soltanto. Adesso, quello che avete ottenuto, cosa sono? Che angoli? Un angolo ottuso sicuro e l'altro che cos'è? È ottuso anche lui, però uno dei due è più grande. Uno di questi lo chiamiamo angolo concavo e un altro di questi lo chiamiamo angolo convesso. Bene, siamo qui nell'aula sotto il cielo con Daniele e Francesco che proveranno a dimostrare come riescono a preparare due rette perpendicolari senza bisogno di squadretti, di righelli o di compassi, ma solo con le loro mani con il foglio. Strappalo, strappalo così dimostriamo che si può fare con qualsiasi foglio. Bene, adesso andiamo a fare questa piega. Possiamo andare. Sì. Bene, aspetta, strappo ancora un po' di più, dai. fai porre una piega come ti viene. Molto bene, vediamo che Francesco, anche tu fai una piega come ti viene, a casaccio. La prima piega non è importante, poi bisogna trovare l'altra che sia perpendicolare. Come facciamo, Daniele? Mettiamo il foglio, la piegatura del foglio orizzontale Bene. e dopo possiamo andare a A piegare piegarla. su se stesso andiamo. Benissimo, andiamo a far toccare i due lati di questo angolo che stiamo formando. Molto bene, poi riaprirli di nuovo, vediamo cosa è venuto fuori. Ecco, girano magari così si vede meglio, c'è meno confusione. Perfetto, abbiamo trovato una retta perpendicolare all'altra. Quello che ti chiedo, Daniele, adesso è se riesci a fare una retta parallela all'altra. Con quale sistema puoi realizzarla la retta parallela? Possiamo unire il lato del foglio alla riga che avevamo fatto Però, noi siccome il prima. foglio, quella che stai ottenendo, non è proprio perfettamente parallela, allora ti conviene partire da una delle due, parti da una delle due pieghe, fai la piega tranquillamente. Sì, quella che hai fatto prima, ottimo. Adesso, anziché ripiegare questa, fanne una nuova e vedrai che se la fai perpendicolare, due rette perpendicolari a una retta data, adesso tu la stai piegando però a caso. Fai di nuovo la piega come hai fatto prima. Vai. Piega, ci siamo, vai, e adesso sì che ci saremo, perché ogni volta che facciamo due rette perpendicolari a una stessa retta, otteniamo tra loro due Fatto, rette prof. parallele. Falla vedere, solo un attimo che guardiamo prima quella di Daniele, eccole qua, sono due rette perfettamente Piccola parallele. ma.